E-bike, pratica molto amata e più veloce di quanto pensi. Negli ultimi anni, oltre a quello delle vendite, è salito alle stelle anche il numero degli incidenti. Le cause sono innumerevoli. A prima vista non è facile distinguere una bici elettrica da una convenzionale. Ciò significa che gli altri utenti rischiano di non valutarne correttamente la velocità. Agli incroci, alle intersezioni e nelle rotatorie bisogna quindi prestare particolare attenzione. È inoltre importante valutare correttamente la propria forza. Le bici elettriche sono più veloci di quelle tradizionali e quindi hanno anche uno spazio di frenata molto più lungo. Più la velocità è elevata, meno tempo hai per reagire. Guida quindi in modo difensivo. Guarda avanti, rallenta, sii sempre pronto a frenare. Ricorda che anche gli altri utenti della strada possono sbagliare. Ecco i consigli dell'esperto del Lupi, Daniel Morgenthaler. Consiglio numero 1. Guida in modo difensivo e adegua la velocità alla situazione. Sii pronto ad affrontare gli imprevisti come punti scivolosi, dislivelli, bordi o pedoni distratti. Consiglio numero 2. Impara a conoscere bene la tua e-bike, anche frequentando un corso per acquisire le basi tecniche. Consiglio numero 3. Renditi visibile. Accendi le luci e indossa un gilet ad alta visibilità giorno e notte. Adesso puoi partire! Su il casco e via, con le batterie belle cariche! Maggiori informazioni su upi.ch.